Amici di Zenta di Borg, oggi siamo a Riccione e più precisamente a Riccione Paese. Uno di quei rari posti dove le attività sbocciano come fiori. Qui c'è un comitato di esercenti che organizza tantissimi eventi sia in inverno che in estate. Il comitato in un certo modo è rinato perché ci siamo resi conto che siamo un po' tutti nella stessa barca. Ci sono dei grossi problemi che sono il momento economico che non è favorevole, per cui questa cosa ci ha un pochino compattati e cerchiamo di vedere se c'è uno spiraglio, una possibilità di lavorare in uno spazio per poter portare la gente in paese e rendere quest'area di Riccione, quel centro storico, ancora interessante. Il comitato quest'anno è stato un successone perché a confronto degli altri anni abbiamo avuto 97 adesioni per le luci di Natale, i conti sono positivi, anche se siamo partiti sotto zero, più di così non so. Per me anche le manifestazioni che sono state fatte, sia la Movida, il Ciocco Paese, tutte manifestazioni hoc, insomma, buone. In prospettiva ci sarebbe di ritirare sulla festa del Beato Alessio, che sono anni che è andata a finire zero, vediamo se riusciamo, se no vediamo. Qualità, cortesia e assistenza del cliente. Queste sono le carte vincenti delle attività della zona di Riccione Paese. Ma non è un segreto, ormai lo sanno tutti, è solamente cortesia, sempre parlare con la gente, dargli un servizio di continuo, tutti i giorni, servizi, ospitalità, questo è il tuo segreto, piccolo ma semplice e perfetto. Quasi tutti operatori abbastanza nel tempo consolidati e i nuovi si integrano benissimo. È una zona che dà molta fiducia, bene o male dà fiducia, serietà, la gente, soprattutto i negozi sono gestiti da famiglie, non da dipendenti e quindi un contatto diretto fra la gente e il titolare del negozio che può in ogni caso risolvere tutti i problemi o in bene o in male anche di chi entra, dei vari clienti. Bene o male se c'è un problema uno non deve chiedere, sa già cosa deve dire, sa come gestire, sa come fare e andare sempre incontro alle richieste, diciamo. Quindi penso che la gente l'apprezzi questo fatto di familiarità, di amicizia, vedere sempre le stesse persone, vai la mattina c'è lei, pomeriggio c'è lei, la sera c'è lei, se no vai nei vari posti, trovi la mattina uno, pomeriggio un altro, la sera un altro. Guarda, il segreto non c'è, sarà che qua a Riccione il lavoro lo facciamo tutti bene. Ci divertiamo a fare quello che facciamo, a far divertire chi abita qua, i turisti. Ma Riccione è anche dolce in autunno. Ad ottobre si è svolto a Ciocco Paese, la fiera del cioccolato.
Il Gioco Paese, che ha avuto molto successo, anche lì abbiamo organizzato sia a livello informativo, di informazione, pubblicitario, che a livello di spettacoli e che a livello anche di qualità dei prodotti. Abbiamo creato una, diciamo, quasi una parità di valori, comunicazione, e spettacolo e qualità del prodotto, che ha funzionato. E speriamo di poter continuare, insomma, su questa linea. Forse l'avvenimento più importante sono i mercoledì sera, quando c'è qui la Movida du País. La Movida è sempre un crescendo, è nata quasi per gioco, e è diventato un evento molto importante per Riccione Paese. È importante anche perché prende un po' tutta una fascia di clientela molto vasta, sia il ragazzo che la famiglia con i bambini, perché abbiamo queste situazioni dove ogni locale mette i suoi tavoli in strada, dove possono trovare ristoro, vari punti di ogni volta cambia il menù, musica dal vivo, comincia presto, comincia dalle 19:30 e si protrae fino verso mezzanotte, quindi è una serata a cui tutti possono partecipare, non è solamente una festa per, diciamo, ragazzi che si può, diciamo, per far tardi. È una bella situazione, comprende molti locali qui nel centro storico e sta riscuotendo sempre più successo. La Movida del Paese è completamente diverso da tutto ciò che facciamo durante l'anno. La Movida del Paese è una bellissima idea, è una grandissima festa fatta proprio sulle strade di Riccione Paese, dove noi trasportiamo tutto ciò che vedete ora come tavoli, come materiale che vedete all'interno del bar, lo trasportiamo nelle vie della Riccione Paese e la trasformiamo veramente in una serata magnifica. Ma il bar per la Verde, oltre ad essere un punto di ritrovo tradizionale, ha anche una carta in più. Facciamo anche corsi di biliardo, ci dividiamo in sezione boccette, cioè quel gioco che in pratica si tira con le mani, e la sezione stecca, che anche qui abbiamo avuto grandissimi campioni e tuttora insegniamo, magari non io in prima persona, però abbiamo delle persone brave di prima categoria, insomma, che hanno vinto anche delle gare, che si dedicano soprattutto a quei pochi giovani ancora appassionati a spiegargli al meglio e far crescere. Oggi è molto ricca, quindi la nostra rubrica è dedicata alle nuove attività. Fatti mandare dalla mamma a prendere latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Abbiamo aperto il 19 di dicembre, quindi nuovi. Noi abbiamo sempre lavorato nella zona mare di Riccione, ci siamo spostati quassù, che Dio ce la mandi buona, però sembra ci stiamo trovando molto bene. Ci stiamo buttando più che altro sul discorso serale, oltre che già il locale era avviato per quanto riguarda colazioni e sala da tè il pomeriggio. Adesso siamo aperti tutte le sere, quindi cerchiamo di... inizieremo con musica dal vivo. Avremo degli appuntamenti fissi durante la settimana, il mercoledì e la domenica, e continueremo con i nostri aperitivi. Noi abbiamo aperto lo shop il 28 luglio del 2013 e diciamo che si trova bene il paese. È un concept, quindi abbiamo abbigliamento uomo e donna, accessori, profumi e sopra nella parte superiore. Nel febbraio, diciamo i primi di febbraio, inizia un tatuatore.
target della clientela, diciamo che parte dal ragazzo dai 17-18 fino ad arrivare, non ha età. Abbiamo aperto da circa un mese, quindi poco prima di Natale, e ci troviamo bene. A me il paese, il Riccione, è sempre piaciuto tantissimo. Non è stato subito facile l'apertura nel centro, però si trattano delle belle soddisfazioni. E un prodotto del genere, un occhiale completamente realizzato a mano, materiali naturali, questo è tutto laminato di legno, le cerniere sono tutte fatte in legno, non presenta viti, un materiale completamente naturale. Passiamo dal legno all'acciaio elastico ultra resistente, dove tutti i prodotti, tutti i materiali, anche il silicone anallergico, non presenta viti, sono tutti materiali acciaio, tutto realizzato, tutte le curve che vengono fatte sono state fatte a mano, quindi non ci sono macchinari, non ci sono prodotti, lavorazioni automatiche, e l'occhiale si presenta ultra resistente, molto elastico. Io ho aperto il 10 ottobre del 2013, mi trovo benissimo, molto 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 bene, puntavo a venire in questa zona e ci sono riuscita e sono contentissima. Piante, fiori, composizioni per matrimoni, comunioni, cresime, mazzi di fiori per compleanni e oggettistica semplice, niente di particolare, a prezzi modici, alla portata di tutti. Sentiamo Daniele Angelini di CNA Riccione. CNA si è messa a disposizione di questo comitato d'area, rinnovato nell'ultimo anno nei suoi organismi, hanno chiesto un appoggio a noi logistico sulle iniziative che fanno e non solo, anche su tutte le opportunità che come associazione possiamo dargli, non da ultimo corsi di formazione specifici per gli operatori. Un corso di formazione che possa dare loro gli strumenti per sopravvivere in questo momento di difficoltà, che va dall'analisi dei costi gestionali delle attività piuttosto che alle iniziative da mettere in campo, in che periodo, quindi individuazione dei tempi morti di quell'area, tenendo presente l'eterogeneità dell'offerta merceologica di quell'area, come promuoverla al meglio. E con ECIPAR stiamo appunto mettendo in campo, in piedi, un corso di questo tipo. Salve. Ritirare il biglietto. La direzione non risponde ad eventuali danni causati al veicolo o al guidatore del veicolo. Il carico del veicolo è consentito nell'area contrassegnata dalla dicitura carico del veicolo. Il mancato ritrovamento del veicolo non è consentito. La mia banca è differente. È andato via il veicolo. Banca Malatestiana, il credito cooperativo della provincia di Rimini. Differente nei fatti. Terre Sole nasce nel 1992 a Rimini come centro di alimentazione biologica, erboristeria e da un anno anche con reparto di omeopatia. Seguiamo il nostro cliente in tutto e per tutto, dal problema specifico a tutta la totalità della sua salute. Terre Sole ha istituito da qualche anno il gymnasium. Di cosa si tratta? Il Gymnasium è un centro per la salute e il benessere che è nato qualche anno fa
per poter dare tantissima informazione di qualità, sana e argomentata, con ottimi professionisti. Organizziamo e teniamo tantissime conferenze, corsi. Terra e Sole, in via Bramante 7 a Rimini. Terra e Sole, quello che la natura ci dona. Voi siete due ristoratori, perché avete scelto questo mestiere? Per caso, per sfida. Chi è il più bravo? Io. È più importante un buon prezzo, un buon cuoco, un buon servizio o un bel locale? Un buon cuoco ed anche un buon servizio. Cosa non vorreste mai sentirvi dire da un cliente quando esce? Che non tornerà più, uguale. Che cos'è per voi la qualità? È un ottimo prodotto con un ottimo servizio. E comprare bene i prodotti, i migliori. Potrei venire da voi e mangiare anche una pizza? Certo, no, tanto la fa buona Marco. Qual è la specialità che vi ha reso famosi? Pesce, anche da noi. E il giorno di chiusura? Lunedì anche da noi. A parte da Marco, qual è il ristorante che per lei è il migliore di Rimini? I marinai. E per lei, a parte i marinai? Marco. Ma allora siete d'accordo, ditelo. Ristorante da Marco, Viale Tiberio 8, Borgo San Giuliano, telefono 0541 55 118. Ristorante dei Marinai, Largo Boscovici 2, zona Porto, telefono 0541 28 790. Chiamami città. La notizia sei tu. Ed ora torniamo a Rimini a scoprire qualche segreto sulla storia della nostra città con Oreste De Lucca. Oggi siamo nel Borgo San Giovanni e abbiamo proprio qui vicino il vicolo San Gregorio, il quale vicolo ha un nome importante perché deriva da un tempio importante anch'esso che in età medievale era presente in fondo alla strada, quindi un pochettino all'esterno del Borgo San Giovanni. Era una chiesa, una delle prime chiese cristiane di Rimini, proprio nata nei primi secoli della cristianità. Era un tempietto a croce greca, cioè aveva entrambi i lati di eguale lunghezza, di eguale dimensione. E si reggeva la parte centrale su quattro colonne e in sommità aveva una cupola. Quattro colonne con quattro pilastri significativi, di cui ci sono rimasti avanzi. Aveva anche un campanile a base quadrata e sostanzialmente, giusto per farci un'idea, aveva somiglianze con il mausoleo di Galla Placidia a Ravenna. E come per quanto riguarda i monumenti ravennati, anche questa chiesetta di San Gregorio aveva importanti mosaici bizantini del V e VI secolo che avevano raffigurazioni simili appunto ai mosaici ravennati della stessa epoca. Infatti raffiguravano Cristo pastore contorniato da pecore, e le raffigurazioni dei quattro evangelisti, e tra l'altro sono importanti i ricordi di questi mosaici, di cui noi fortunatamente possediamo un qualche disegno che ce ne dà una idea. Dicevo importanti perché in quanto bizantini erano stati senz'altro visti, considerati, utilizzati dai pittori riminesi del 300, i quali, come è noto, si sono ispirati senz'altro e sono stati influenzati senz'altro dall'arte e dalle innovazioni portate da Giotto nella pittura trecentesca, però hanno sempre mantenuto una influenza ed un carattere ed una ispirazione ed un sentimento
proveniente dall'arte bizantina, e quindi questa arte bizantina loro la vedevano e la potevano appunto utilizzare, potevano farsi influenzare da questa, proprio anche perché c'erano qui al Tempio di San Gregorio, al Tempietto di San Gregorio, questi esempi. Il Tempio successivamente è stato in parte manomesso, gli è stata costruita attorno una casa colonica, un porticato, e quindi è andato in decadenza. Poi nel 1786 ha subito i danni del terremoto e alla fine nel 1834 è stato demolito. Una cosa purtroppo triste ed una perdita grossa per la città di Rimini, che poteva appunto vantare anche una testimonianza religiosa e artistica dei primi secoli della cristianità e dei primi secoli del Medioevo. Con Alessandro Giovanardi rientriamo ancora una volta nella chiesa di San Bernardino. All'età di 75 anni, infermo e quasi impedito nel suo lavoro di pittore, Donato Creti realizza questo meraviglioso San Francesco. Il santo d'Assisi riceve le stigmate e quasi resta abbagliato del grande dono che gli viene fatto, essere reso simile al Cristo crocifisso ed essere veramente identico nel corpo, nella carne, al suo stesso Salvatore. Anche qui c'è l'atmosfera aulica, alta, eloquente della pittura bolognese e quel senso di teatro sacro, nobilissimo. Eppure, in questa pittura noi non sentiamo nulla di forzato. Soprattutto è bello notare quanto siano importanti segni e i simboli, il teschio, il ceppo tagliato, il libro abbandonato, tutti quegli elementi che noi poi troviamo nella definizione iconografica della vanitas, della vanità. Disprezzo delle cose del mondo, valorizzazione di quelle spirituali, sacrificio del proprio corpo, immedesimazione nel Dio che si è fatto uomo, si è fatto carne ed è morto sulla croce. Identificazione nella passione, benedizione che è come però una ferita e un'ustione. Ed ora la rubrica Dialetto Romagnolo per principianti con Giuliano Casadei. Guarda Eva, hai visto cosa è successo con l'imprenditore di Rimini? Guarda, è andato a finire proprio in disgrazia, eh? Hai visto che oggi le canocchie sono in offerta speciale? Di bella, ma ci hai definito una presa. Questa è proprio fulmine da dura. Abbiamo visto che Riccione Paese, l'unione fa la forza. È la ricetta giusta? Diteci cosa ne pensate sul nostro canale YouTube o sul nostro profilo di Facebook. Arrivederci alla prossima puntata di Zenta di Borg.